Io non sono un complottista e quindi non mi è facile credere ai complotti. Però stamattina, quando sono andato a camminare, era una bella giornata, serena, non c'erano nuvole. Ma sul cielo, sopra i prati, sopra la campagna, si vedevano un'infinità di strie bianche che non erano nuvole. Erano scie perché si vedevano poi anche una grande quantità di aerei passare. Il cielo era molto sereno, se non che c'era una leggera foschia che secondo me era dovuta a queste tracce che persistevano, che poi si diluivano un po' alla volta, insomma, e lasciavano questo strato leggermente opalescente, opaco nel cielo. E quindi i colori non erano così smaglianti come potevano essere vista la giornata. E poi appunto si vedevano una quantità di aerei che si incrociavano, passavano a varie altezze, anche molto alti, anche quelli molto alti lasciavano scie. Allora l'impressione era che comunque il cielo fosse inquinato, che questi aerei fossero più di quelli che dovevano comportare il traffico degli aeroporti che ci sono qua vicino, Treviso, Venezia, Bergamo, e poi più in là Bologna, Verona, Milano, Trieste, poi gli aerei di passaggio. Insomma, c'erano una notevole quantità di aerei, presuppongo aerei passeggeri, perché spesso erano aerei che avevano più motori, che lasciavano più scie. A me interessa poco sapere che queste scie fossero qualcosa che qualche potenza oscura, insomma, rilascia per ottenere determinati effetti sul clima, eccetera. Ma è probabile che comunque tutta quella cosa che rimane nel cielo, dei residui, dei composti, dei metalli pesanti, insomma, contengono qualcosa che equivale a un materiale inquinante. D'altronde inquinano le macchine, le automobili, insomma, inquinano anche gli aeroplani che passano nel cielo in maniera poi così, così numerosa. Rispetto a un complotto è molto difficile sapere poi a chi rivolgersi, qual è il potere, la potenza che possiamo chiamare in causa. Insomma, come trovare uno strumento di ribellione, no? Di opposizione, di antagonismo. Ma insomma, se c'è un inquinamento del cielo, anche nella maniera più banale, senza pensare ai complotti, un traffico aereo di questo tipo comporta un grande inquinamento dell'aria, del cielo. L'emissione poi di vapori che contengono sostanze che bene o male respiriamo, o potremmo respirare. Allora, se questo è, i casi sono due, insomma, o ci rassegniamo all'inquinamento come la conseguenza del nostro sviluppo, il prezzo che dobbiamo pagare allo sviluppo, al nostro tenore di vita, al nostro regime di vita, oppure pensiamo che non dobbiamo tollerare questa cosa. L'idea che mi è venuta è che bisognerebbe chiudere gli aeroporti e chiudere lo spazio aereo. Questa potrebbe essere una cosa possibile, dovrebbe essere una scelta che noi facciamo come popolo e vogliamo non più inquinamento, vogliamo vivere sani. In questo caso non vogliamo più inquinamento dell'aria, dell'atmosfera più alta, ma poi dovremmo confrontarci anche con l'inquinamento di terra. Ma insomma, per il problema che riguarda le scie, pensavo se noi chiudessimo gli aeroporti e vietassimo il traffico aereo nei cieli d'Italia, avremmo risolto il problema, non avremmo più scie. Se qualche aereo che passa nei cieli d'Italia non autorizzato di qualche cospiratore, potrebbe essere facilmente individuato. Hanno individuato anche l'aereo russo, no? Che aveva svicolato e se n'era venuto nei cieli d'Europa. Non dovrebbe essere difficile. Se si tratta di un complotto, avremo il controllo. Passa un aereo che manda sostanze pericolose, mandato da missione da qualche oscuro mandante, bene, lo bloccheremo, i nostri caccia lo abbatterà. Si tratta dell'inquinamento prodotto dall'aviazione civile, normalmente, insomma, è come
causa della combustione dei kerosene, dei vari carburanti, togliamo il traffico aereo. Togliamo il traffico aereo e così abbiamo risolto il problema dell'inquinamento. Soluzione semplice, drastica, possibile, no? Basta volere, tutto è possibile. Insomma, poi quando si tratta della salute, insomma, sicuramente ne guadagniamo in salute. E poi abbiamo un cielo più limpido. Possiamo andare a passeggiare la domenica mattina e se è una bella giornata possiamo vedere il sole che non è più offuscato, non ci sono più queste orribili scie sul cielo, queste scie bianche che tolgono la percezione dell'azzurro. E allora togliamo l'aeroporto, togliamo il traffico aereo, chiudiamo, facciamo una no-fly zone. Con cosa la sostituiamo? L'idea mia era di sostituirla col virtuale. Perché viaggiare? Perché sprecare carburante, aeroplani, tutta una serie di costi, di rischi? Quando possiamo tranquillamente viaggiare via internet, viaggiamo in maniera virtuale. Ci spostiamo tramite internet stando a casa nostra. Potremo imparare molte cose, potremo imparare anche a fare lavoro in maniera virtuale. Forse abbiamo già imparato in qualche modo, no? Si imparano tante cose, basta volerlo, ma d'altronde la salute lo reclama. La salute è anche il contrasto a questo misterioso mandante, a questo potere occulto che ci manda e che ci bombarda con le scie chimiche. In questo modo sarebbe tutto risolto. E ci spostiamo sul virtuale. Possiamo andare in vacanza in maniera virtuale, alloggiare, ci scegliamo l'albergo che vogliamo con la piscina e se andiamo in maniera virtuale, ci bagniamo in maniera virtuale per mangiare un po' più difficile farlo in maniera virtuale, ma insomma ci avvicineremo. Poi ci saranno i viaggi irrinunciabili. E allora molto del traffico passeggeri, voi direte, diventerà un traffico via treno o via automobile, ma anche le automobili inquinano, soprattutto se dovesse aumentare il traffico di terra a causa del fatto che viene meno il traffico aereo. Oppure ci potremmo spostare via nave, ma anche le navi, voi sapete, hanno i problemi che hanno. E quindi anche le navi non sono scevre da inquinamento, ma sono inquinati. Come fare? Ma un'idea potrebbe essermi venire proprio passeggiando, recuperando il vecchio modo con cui ci spostavamo, a piedi. A piedi lo fanno i pellegrini che fanno il cammino di Santiago e noi faremo anche noi un cammino, faremo anche noi un nostro cammino. Regoleremo i nostri tempi. D'altronde la vita è diventata troppo accelerata, non ci stiamo dietro al tenore di vita. Spostare camminando o al massimo a cavallo potremmo incentivare l'allevamento dei cavalli. Per tanti secoli, secoli e secoli, l'umanità è andata avanti viaggiando e percorrendo in media 20 km al giorno. L'hanno fatto i nostri avi, lo faceva Mozart, lo faceva Goethe. Vivevano anche meno, quindi avevano meno tempo. E noi viviamo di più, quindi possiamo anche perdere un po' di tempo in più viaggiando e poi ci guarderemo meglio attorno. E quindi potremmo recuperare un senso del tempo, della misura, no? Le distanze. Le distanze segneranno anche la nostra vita. La posta viaggerà sempre. Tutto quello che è virtuale viaggerà comunque alla velocità della luce. Tutto quello che invece è reale riacquisterà dei tempi veri, dei tempi a dimensione umana. Pensate che bello. Scoprire il piacere di viaggiare a piedi. E chi non può camminare, mi direte, beh, insomma, chi non può camminare viaggerà in carrozza. In carrozza a cavalli, oppure in treno, treni elettrificati pare che inquinino ancora poco. Quante cose potremo ancora scoprire? E in questo modo ci salveremo anche dal complotto mondiale che adesso ci sta bombardando con le scie chimiche. Gli toglieremo una tremenda arma con la quale sta distruggendo i nostri cervelli e si sta facendo ammalare tutti gli Alzheimer. Come è capitato a me recentemente.